In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, ma la casa non cadde. Stridono queste parole se pensiamo alla cronaca delle ultime settimane, come tutti gli anni in questa stagione del resto, quando facciamo la conta dei danni delle piogge, delle inondazioni e delle frane, per non dire anche dei cicloni, che ormai sono arrivati anche alle nostre latitudini. Qui però non si parla tanto della casa nel senso di edificio, ma della casa della nostra esistenza, quella che costruiamo quotidianamente con le nostre scelte e con i nostri stili di vita. Ovvio che costruire sulla sabbia è molto più semplice e allettante, perché non richiede tanto sforzo e poi si sta lì finché dura. Avete mai provato a prendere in mano una manciata di sabbia e ad osservarla? È formata da frammenti di roccia, di cristalli e di altri sedimenti, un potpourri di elementi che non legano insieme, proprio come gli impulsi che ci muovono a iniziare tante strade e a non terminarne una, a piantare la nostra vita un po' in un posto e un po' in un altro, e poi in un altro ancora, senza mettere mai radici da nessuna parte. Per qualcuno sarà anche bello vivere così, ma il rischio è che a un certo punto ci si trovi senza un senso. E se poi dovesse venire una folata di vento più potente del solito, con una fatica, una prova, un dolore, ci si ritrova a terra, delusi e disorientati. Il costruire sulla roccia ci mette a riparo da tutto ciò, perché ci dà solidità e stabilità, ma richiede impegno e la disponibilità ad ascoltare la sua parola. Ce lo dice chiaro Gesù. Ascoltare, non sentire. Può sembrare una sottigliezza, ma non lo è. Un conto è sentire una riflessione o un discorso, e un conto è ascoltarli. Il sentire si ferma alle orecchie, l'ascolto entra nel cuore e nella vita. Quindi non basta sentire, però non basta neanche solo ascoltare la parola, ma bisogna farla, cioè metterla in pratica concretamente. E il primo fare è amare. Lo dice Sant'Agostino con una frase molto bella: ama e fa quel che vuoi. Questo ascolto amante ci radica la roccia, il che non ci mette a riparo dalle fatiche e dai fallimenti, perché non cambia il meteo, ma ci dà la forza di non farci abbattere e di scorgere la speranza anche nella peggiore delle tempeste.